Pompei succedono cose straordinariamente positive. Non lo diciamo noi, ma l'hanno detto gli ispettori dell'UNESCO, che dopo aver fatto la lunga ispezione hanno riconosciuto gli passi in avanti straordinari, hanno riconosciuto che stiamo rispettando i tempi fissati dall'Unione Europea. Ci sono 35 cantieri a Pompei, lunedì venite anche là, inauguriamo un nuovo luogo importantissimo. C'è un'attività culturale molto bella, molto forte. Vorrei che anche voi, dopo aver raccontato una cosa negativa, cioè un'assemblea di un'ora, raccontaste anche tutte le cose positive che quotidianamente avvengono a Pompei. La definizione esatta non è caschi blu della cultura, questo serve per farci capire, ma si parla di una task force internazionale che possa intervenire nelle situazioni di crisi, di guerra, a protezione preventiva di luoghi della cultura che possono essere minacciati. Poi c'è il grande problema delle calamità naturali. Una nostra missione è appena tornata dal Nepal, oggi c'è il ministro del Nepal, e quindi davvero, se quel patrimonio è patrimonio dell'umanità, secondo la definizione dell'UNESCO, la comunità internazionale ha il dovere di mobilitarsi per proteggere quel patrimonio, tutelarlo, conservarlo, difenderlo dal terrorismo. E il fatto che questa conferenza nazionale, davvero con anche qualche brivido, vedere ministri di 83 paesi, molti lontani tra di loro, molti diversi, molti anche con tensioni, discutere per costruire un terreno comune, dimostra che non è teoria e non è retorica quella frase in base alla quale la cultura aiuta il dialogo, aiuta a capirsi, costruisce terreni comuni. Mi pare una gran bella giornata per la comunità internazionale e, fatemelo dire, anche per l'Italia, che è orgogliosa di avere promosso questo incontro, è orgogliosa che siano venuti così tanti paesi. Stasera li porteremo e domattina ascoltare il Barbiere di Siviglia, domattina a vedere il Cenacolo di Leonardo, stamattina siamo stati alla Fondazione Prada, che è un luogo importante perché è un privato che ha deciso di investire in cultura. Insomma, vorrei che in mezzo alle notizie negative, che non mancano e non mancheranno mai, voi trasmetteste anche un po' di questo orgoglio, che l'Italia è un paese, come avete sentito dagli interventi, ammirato per tutto quello che ha fatto nel mondo della cultura, non solo nel passato ma anche nel presente.